Oggi vado a fare il team con solo giocatori che hanno vinto il pallone d'oro. Un 11 per andare poi a giocare in FUT Champions con i calciatori che hanno vinto più palloni d'oro nella storia del calcio. Creando questo team voglio aprire un dibattito. Solo due calciatori sono difensori in questo 11. Tutte restanti sono solamente zona offensiva. Per voi è giusto? Dovrebbero andare a premiare i difensori con il pallone d'oro, terzini o portieri? E per voi, qual è il calciatore che ha vinto il pallone d'oro più forte nella storia? Ronaldo, Messi, Van Basten, Platini? Assolutamente, anche quello è fortissimo. Un bel mi piace per questo team e buttiamoci nella squadra. Prontissimo per incominciare. Il portiere è molto semplice, perché nella storia del calcio più di 70 anni che viene consegnato questo premio, e l'unico giocatore che ha vinto il pallone d'oro come portiere è solo uno. Yashin è l'unico calciatore portiere di ruolo a vincere il pallone d'oro. Partiamo con la difesa, perché su FIFA sono presenti solamente due giocatori. Uno molto molto fortunato, perché è un centrocampista, per farvi capire. L'unico difensore è solo uno, e lo conosciamo bene perché è della nostra nazionale, ed è Cannavaro. Pensare che Cannavaro è l'unico giocatore difensore che ha vinto il pallone d'oro, a parte un altro che però sto parlando ovviamente di FIFA, perché Beckenbauer non si trova bene su FIFA. E Beckenbauer è uno dei difensori più forti nella storia, se non il più forte della storia, perché ovviamente parliamo di tantissimi anni fa. Però parliamo di un giocatore che ha vinto due palloni d'oro, se non erro, o tre palloni d'oro. Mi sembra due palloni d'oro per un difensore è clamorosa come cosa. A fianco a lui, come detto in precedenza, ha una sola versione da difensore centrale. Sto parlando di un grandissimo centrocampista, Mataus. Fortunati che su FIFA c'è una versione DC, perché lui ovviamente è un centrocampista, ha giocato anche in Serie A. Però ragazzi, io vi dico che non so come giochiamo il FUT Champions, eh. Per adesso abbiamo solamente loro due che difendono. Adesso vi fate tante di quelle risate, perché troviamo come terzino destro, che poi in game diventerà esterno d'attacco, il calciatore che ha più palloni d'oro nella storia, ovviamente Leo Messi. Quindi almeno ci accontentiamo e siamo così. Per i suoi palloni d'oro parla da sé. Chiudiamo la linea difensiva con un nome, ragazzi. Vi dico, vi morite da ridere, perché dite: ma come, perdona, linea difensiva Messi e Gullit. Ragazzi, mi sto inventando una formazione, nemmeno io so come. Uno dei centrocampisti più forti della storia per il completo che dava questo giocatore. Una prestanza e una potenza fisica raramente vista nel calcio da un centrocampista, perché questo giocatore riusciva a dare un'altezza, una forza fisica, una tecnica e una delicatezza sul pallone clamorosi. Parlavamo di tecnica, Olanda, e prendiamoci questo super collegamento, perché c'è una persona che ne ha vinti parecchi di palloni d'oro, e stiamo parlando di Cruyff, un rivoluzionario del calcio. Ha fatto doppie rivoluzioni, perché ne ha rivoluzionato da calciatore e da allenatore. Davvero delle idee di calcio spaziali, avanti anni luce, e abbiamo la fortuna di averlo in questo team. Davvero tanta 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 roba. Apro una parentesi: i calciatori, quindi parliamo, come vi faccio subito l'esempio veloce perché voglio arrivare subito al punto. Pelé non ci sono, perché i calciatori di quei tempi sudamericani non potevano ricevere il pallone d'oro perché erano sudamericani, questo trofeo era solo europeo. A fianco un altro giocatore che è brividi quando gioca, Zidane. Tecnica lussuosa, incredibile. Non so se questo giocatore è stato più incredibile da calciatore o da allenatore. Da allenatore ha vinto 3 Champions League di fila, e contando totale ne ha vinte 4. Da allenatore 4, ed è allenatore da 6 anni. Cioè lui ha fatto 6 anni da allenatore vincendo 4 Champions League. Quindi non so cosa dire, se ditemi voi, preferite lui da allenatore o da calciatore? Ma anche da calciatore è un qualcosa di wow. Giocatore incredibile, fortissimo, bellissimo, super. Uno, forse il più tecnico, uno dei più tecnici al mondo. Davvero poche parole per Zizou. Primo centrocampista, colleghiamolo con la linea che si vede tra Messi e Ronaldo. I due calciatori forse più forti della storia che hanno vinto più palloni d'oro, Messi e poi CR7. Forse derubato di un pallone d'oro nel 2018 da Luka Modric, dopo che Ronaldo aveva statistiche, aveva trofei.
però sappiamo il pallone d'oro è molto strano. Di cosa dobbiamo parlare? Ne ha 25 e in campo le sue statistiche, qualsiasi cosa, parlano chiaro. E colleghiamo un altro Portogallo, un su gli unici 2-2 leggende del Portogallo, Ronaldo e Eusebio. Ovviamente Eusebio ha vinto un pallone d'oro, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa, non poteva mancare in questo team. E sto parlando di Van Basten, uno degli attaccanti più forti della storia. Secondo me una bestia che purtroppo ha finito la sua carriera, se non erro, a 28-29 anni, prestissimo. Ronaldo il fenomeno, due palloni d'oro. Questo giocatore fortissimo come per Van Basten, carriera finita, è durata un po' di più di Van Basten, è durata un po' di più di Van Basten, però anche lui per i vari infortuni e tutto quanto, come per Van Basten ovviamente tempi diversi, quindi soprattutto lui è brasiliano ragazzi, brasiliano sappiamo, Adriano può essere l'esempio, questo sarà il nostro team, a guardarlo così sono molto spaventato. Perché non so come andare a giocare. Io mi invento proprio così al volo 3-5-2. Noi andiamo solo verso l'attacco. Dobbiamo solo essere offensivi, perché quello possiamo essere. Vince chi fa più gol. E andiamo nel Foot Champions. Team dell'avversario che ci mette davanti, AS Roma. Bel team, bella Bundesliga. È veramente difficile ragazzi, difendere con gli attaccanti non è affatto facile. E cosa fa Cannavaro? Tra di portiere e difensore, super errore. Una palla fattibilissima di Yashin. È fenomeno. Un bel cross per CR, nemmeno il cross. Però c'è Van Basten! Van Basten fa vedere la sua peculiarità, il grande tiro. Un po' tremavo perché da lì non si segna sempre, però con 97 di tiro, guarda che bordellata. Da centrocampista centrale, bam, la mette all'incrocio, 1-1. Oh, infermabile questo, oh, fermate quello. Madonna, ma c'ho una difesa di... Madonna, che schifo di difesa che c'ho. Che sbatti, è andato dritto per dritto. Dai, ve prego. La dà questo, non la dà questo, Gullit. Oh, e no, è così, no, è così, no. La fortuna oggi non ci vuole baciare. Scivolata, rimasta lì, gol. Non molliamo. Questo va dritto per dritto. Dai, Yashin! Però mi sono rotto già i coglioni di giocare a FIFA. Minchia, scartiamo Yashin, ragazzi. Possiamo fare che Buffon ha vinto il pallone d'oro. Dai, ragazzi, Buffon oro. Io mi diverto ogni volta a usarlo. Vogliamo usare Gigi Buffon, che almeno para. Dai, ragazzi, facciamo così. Io uso Gigi Buffon e voi fate finta che Gigi ha vinto il pallone d'oro. Dai, ragazzi, così siamo tutti alla pari. Ancora oh, la palla. Ma Cruyff, la palla però. Dai ragazzi, manco la fortuna. Oh, manco la fortuna. Allarga tutto per Eusebio. Dai ti prego se. Niente ragazzi, in Babu Futis. Beh, Eusebio non ce la fa nemmeno a passargli vicino, nemmeno a respirargli. Non riesce proprio a superarlo. Ce la fa proprio. Raga, io non vi posso dire nulla. Ragazzi, non ho un portiere. Che vi devo dire? Non ha le mani. Ragazzi, non ha le mani. Ogni tiro è gol. Signori, cambio modulo. Qui si vuole provare a rimontare. Pressing super. Dobbiamo andare dovunque. Van Basten e Eusebio terzini. Non mi chiedete il perché, ragazzi. Questo è quello che ci offre la casa. Attacco totalmente rivisitato. Dobbiamo essere più offensivi. Non voglio più difendere, perché tanto difendere è inutile. Super pressing, nemmeno una tattica difensiva. Tutti devono salire, tutti devono attaccare. Anche Van Basten, che fa il terzino, deve stare in attacco. E proviamo a rimontare sta partita. So che è impossibile, perché non provarci? Leo Messi. E niente, ha piato uno. Scusate, ha piato uno in tribuna. Manco i piedi di Messi funzionano oggi. Dai, Giovannino Cruyff. E la madonna, oh, ma è fallo, ref! E che cazzo vuoi? Pure la maglietta, dopo te la do. Dopo facciamo a cambio maglietta. Golletto, mannaggia. No, ragazzi, è scriptata. La prima parata di Yashin! Bravo! Bravo, Yashin! Hai due braccia! Sei fortissimo! Che bello! Yuhu! Dai, Eusebio! Oh, bravo! Una bella chiusura difensiva, bravo, Eusebio! Vabbè, la squadra... questo qua, zii, levati l'asciugamano. Ad agosto c'è il sole. Porco due, non stai a fare mondiale di FIFA. Stai contro uno che non ha nemmeno la difesa. Sei uno che sta a giocare senza, con Van Basten terzino destro, zii, ma riprenditi. Questo è il problema di FIFA. La gente, madonna, sta proprio
alluvionata sta Marco 2. No, raga, dai. Comunque, ragazzi, il problema di FIFA è sono i creatori stessi. Perché dai, ho la squadra più scarsa, non ho difensori, figa, no, oh, io ho preso 18 traverse, questo ogni volta che calcia in porta fa gol. E manca di che sto usando un terzino come portiere, perché sennò potevo capire, usando un terzino un'altra traversa, ragazzi. Oh, avete visto che cazzo di gioco è? Questo qua basta che clicca R2, sbatte su un difensore e va avanti, sbatte su un difensore e va avanti. Oh, che devo fare io? Bellissimo! Oh, miracolo di Neuer, che peccato, bella per Leo. L'unico cross buono l'ha fatto Messi. Oddio. Eusebio Bebi. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Madonna di Dio che giocate. Io veramente non piango perché è un videogame, però c'è tanto da piangere. Grande. Oh Gesù mio. Mamma mia lo script, voglio. Che bel videogame. 2022, ragazzi. Ho preso 6 traverse. Annaggia la puttana. 6 fottute traverse, ragazzi. Ma come diamine si fa? E c'ho la squadra più debole. Tunnel, dai, tunnel e va avanti. Oh, io non ce la faccio. Mamma mia, dove va quell'altro? Sono curioso, dai. E poi bello questo qua, porco tu, è il mondiale sta a giocare. Aveva fatto un altro gol, vabbè, perché Yashin fa anche le parate. Non sapevo che aveva i guanti. Mannaggia, mannaggia. Bellissimo, guarda, è stata una partita troppo divertente per vedere come funziona FIFA. Mamma mia. Boh, ho preso 6 o 5 o 6 traverse ho preso. Vabbè, che dobbiamo fare? Ci abbiamo provato, era impossibile. Giocare senza difensori è proprio impossibile. Qua, diciamo, gli unici due che si salvano, almeno Ronaldo ha fatto un gol. E Messi almeno ha fatto i cross. Dov'è Messi? Messi, do cazzo. Ah, è qua Messi. Almeno ha fatto qualche cross. È davvero bello vedere queste statistiche. È davvero bello. 13 tiri miei, 2 gol. 16 tiri lui, 10. Queste statistiche parlano, mamma mia. Signori, siamo giunti al termine anche di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se così, vi ricordo di lasciare tantissimi mi piace. Ditemi la vostra nei commenti. Iscrivetevi, condividete il video. Comunque passate ai miei social nella descrizione e nei commenti. E da detto questo, vi ringrazio se vi è il video, vi ringrazio il sostegno. Dex è tutto. Haters make me famous. I want you to say